te, nuovo tutorial. Come vi ho fatto vedere nelle foto, questo è un coprispalla però non lungo, copre leggermente sopra, un collo molto ampio che copre leggermente sopra, come vi ho fatto vedere nella foto. Casomai ve la metto anche qui, così si vede bene, se ce la faccio. Non sono sicura, spero di sì. Allora, mi piace perché ci sono voluti soltanto tre gomitoli di questo filato che mi piace veramente tanto, col 60% di lana, per cui è molto caldo ma molto mo morbido. L'ho provato anche insomma sulla pelle, sul viso, a me non puncica, però ovviamente ogni persona è a sé con la lana. Allora, la cosa che mi piace di questo, diciamo, questo collo che si appoggia sulle spalle, che mi è stato chiesto, perché spesso o è il coprispalle che comunque è abbastanza lungo, che poi ne faremo uno prima di Natale, o questo che si appoggia leggermente a un collo molto ampio, oppure un collo più ampio davanti, per cui è molto più versatile. Infatti qui si può girare tranquillamente e questo si appoggia leggermente, diciamo un collo invece di essere quel classico collo a lupetto, diciamo così, è diverso dal solito. Mi è piaciuto molto questo filato perché lavorandolo non è stato veramente molto molto carino, non mi ha dato problemi e mi piace veramente tanto. Poi l'ho provato, è veramente caldo, poi con queste righe con diversi colori, con diciamo più che un ghiaccio grigiastro, grigio, cioè, e poi vi faccio vedere comunque i materiali. Allora, io vi ricordo sempre i miei gruppi insieme a Francesca, con i gruppi cerchi di uncinetto e maglia, ecco, e Noi Creative, che è un gruppo insomma un pochino più a 360 gradi. Allora, passo ai materiali e passo subito a questo tutorial facile, adatto per tutti, anche per i regalini di Natale, perché no? Questo quando viene piegato bene, incartato, devo tagliare ancora il filo, è un regalo fantastico e prezioso. Allora, andremo ad utilizzare il Baby K Sprint. È un filato molto molto buono. Vi faccio vedere qui, questo è carta da zucchero, sono 50 grammi. Questo è il codice del colore. È 60% lana, 40% acrilico. E sono 150 metri e si può lavorare con un 3,5, lavoreremo con un 4 e mi piace molto. Andiamo ad aprire e iniziare il lavoro con questo filato. Vi lascio qui il quantitativo giusto per realizzare questo progetto. Per quanto riguarda l'uncinetto, andremo ad utilizzare il numero 4 come uncinetto. Eccolo qui, numero 4. Mi sono trovata bene con il numero 4. Ora passiamo subito al Per quanto progetto. riguarda l'avvio, dovremmo avviare 156 catenelle. Per cui facciamo il nodo e tiriamo bene e andiamo a realizzare 156 catenelle. 156 catenelle. Allora, adesso che ho fatto 156 catenelle, tengo fermo, vado ad andare dalla prima catenella che abbiamo fatto, in questo modo, ecco qui, entro dentro alla prima catenella che abbiamo fatto. E faccio un punto, faccio una maglia bassissima come ho fatto adesso. Ora faccio 1, 2 e 3 catenelle,
altre 2, una e due perché sono 5 in tutto, 3 per la maglia alta e 2 per quella che è distanza tra le due maglie. Qui prendo di nuovo il filo, entro sul punto e faccio una maglia alta. Qui tiro un pochino il filo e ho fatto la prima V, per cui ora faremo un punto. Ora farò il punto V, per cui saranno due maglie alte sullo stesso punto, ma verranno distanziate da 2 catenelle. Per cui qui adesso entriamo alla terza, per cui 1, 2, 3. Entriamo alla terza catenella, facciamo la stessa cosa, per cui facciamo una maglia alta, prendiamo il filo, entriamo e facciamo una maglia alta. Riprendo il filo e una maglia alta. Ora faccio 2 catenelle, 1 e 2. Ora che abbiamo fatto 2 catenelle, rientriamo sullo stesso punto. Prendo il filo, rientro sullo stesso punto e faccio di nuovo una maglia alta. Per cui sono 2 maglie alte sullo stesso punto, però ci sono 2 catenelle per fare il distanziamento. Una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ora ancora 3 punti. Dobbiamo contare 1, 2 e 3. Entro nella terza, prendo il filo, entro nella terza catenella, prendo il filo, faccio una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, di nuovo nello stesso punto, entro nello stesso e faccio una maglia alta. Per cui per tutto il giro saranno 2 maglie alte sullo stesso punto con 2 catenelle al centro. Per cui non dovete fare altro, qui non c'è nessuna catenella tra una maglia e l'altra che saltiamo 1, 2, 3. Vedete, 1, 2, 3, entro nella terza e faccio una maglia alta. Per cui entro nella terza, faccio catenelle e rientro di nuovo sullo stesso punto. Abbiamo creato una V. Di nuovo. Prendo il filo, vado sulla terza catenella, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Per proseguo ancora, prendo il filo, terza maglia, 1, 2, 3. Due catenelle e maglia alta. Per cui proseguo per tutto il giro con questo schema, per cui sono due maglie alte nello stesso punto con 2 catenelle al centro. Facilissimo, per cui questo è il punto V. Continuiamo finché ci troviamo poi alla parte opposta, vi faccio vedere come si fa di nuovo l'avvio sul secondo giro. Adesso che ho completato il giro, assicuratevi che tutto sia nel verso giusto. Allora, adesso possiamo rientrare nelle 3, 1, 2, 3 che abbiamo fatto all'inizio. Ogni riavvio, diciamo, del giro. C'è sempre un modo diverso. Io mi trovo bene con questo, per cui faccio una maglia bassissima da qui, maglia bassissima. Allora, rientro, faccio una maglia bassa e 2 catenelle, che questo sarebbe la maglia alta, e altre 2 che sarebbero e le altre 2 che sono le 2 maglie basse tra una maglia alta e l'altra maglia alta. Qui rientro e faccio una maglia alta. Qui
Qui questo è l'avvio, vedete? Non si vede nulla, per cui vado e proseguo su ogni, vedete, queste che abbiamo fatto, le V, entro dentro, questa non è una V, ma questa sì, entro e faccio sempre una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta sempre, su ogni buco. Adesso qui devo fare un'altra maglia alta, prendo il filo, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta su ogni buco. Questa dove ci sono le 2 catenelle, non vi sbagliate, per cui ecco, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Proseguo qui, ma non qui. Qui non ci sono le 2 catenelle, qui ci sono le 2 catenelle. Qui prendo il filo, entro, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Controllo ancora il lavoro. Qui no, qui sì, perché ci sono le 2 catenelle. Prendo il filo, maglia alta, catenelle, 2 catenelle e maglia alta. Vedete come si presenta il lavoro? Poi qui noi rientreremo sempre con una maglia bassissima nella terza, faremo una maglia bassa, 2 catenelle e 2 catenelle, sempre per l'avvio del giro. Non cambia, per cui per ogni V che facciamo, per ogni V, noi faremo, per ogni V noi sopra creeremo una nuova V, per cui qui no, qui ci sono 2 catenelle, prendo il filo, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ora ve lo faccio lento, non vorrei che vada troppo veloce. Passo qui dove ci sono 2 catenelle, qui prendo il filo, entro e maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo, entro e maglia alta. Adesso proseguo fino all'altezza, poi vi dico i giri, controllate se avete messo bene tutto per dritto il filato, e ora proseguo fino a una certa altezza e poi vi farò vedere il punto ventaglio. Allora, quando siamo arrivate già a 29 giri, ora voglio fare dei ventaglietti per chiudere. Per cui siamo arrivati all'ultimo giro, che è questo. Vi faccio vedere con la maglia bassissima. Chiudiamo sempre il giro. Ecco qui. Entro nella terza maglia e faccio una maglia bassissima in questo modo. Ora adesso salgo con le catenelle, per cui ne faccio una, due e tre. Ora farò dei ventaglietti, per cui entro nel foro sotto e faccio sempre una maglia alta. Questo conta per una. Dobbiamo fare 4 ventaglietti. Cioè 4 maglie alte e un ventaglietto. 4 ventaglietti sarebbe troppo. Sono 2, 3 e 4. Eccolo qui. Sono 4 maglie alte, perché ovviamente qui abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, per cui possiamo sostituire le due maglie centrali con le maglie alte. Vado, prendo il filo, vado al punto successivo, cioè al foro successivo, come abbiamo sempre fatto, alla V, e faccio una maglia alta, per cui 4 maglie alte sullo stesso foro. Vedete? Adesso vado a quello successivo, che è questo,
alla V successiva, prendo il filo e ancora 4 maglie alte. Facciamolo indietro così si vede bene. Abbiamo fatto 1, 2, 3 e 4. Proseguo ancora, prendo il filo e vado a quello successivo e proseguo con i ventaglietti, per cui sono 4 maglie alte su ogni foro. Ecco qui, qui completo il giro sempre questi ventaglietti e completo tutto il giro. Ecco qui, ho terminato. Io ho concluso il giro con prima con 4 maglie, poi con 3 maglie alte su ogni foro preferito, perché per me è abbastanza largo di spalle, per cui ho preferito stringere leggermente, però se voi lo volete un po' più ampio continuate con 4 maglie alte, io ho preferito farne 3. Però le misure ve le prendo subito, sono 50 centimetri alla parte più ampia, diciamo che è uguale, leggermente più stretto sotto, essendo che qui ovviamente è meno elastico e comunque poi sopra si può girare e sta bene. Questo è molto stretto perché comunque, come vi ho fatto vedere le foto, soltanto un pochino le spalle, però al limite può abbraccia bene il collo, insomma un qualcosa di diverso. Per quanto riguarda il filato, io avanzo soltanto questo, per cui con 150 grammi lo finiamo, insomma finiamo tutto. Possiamo anche forse un altro giro, ma non credo che ci si riesce, per cui vi ricordo che ho fatto 29 giri, 29, più ho fatto un giro su ogni foro, ho fatto 4 maglie alte, al secondo giro invece ne ho fatte 3. Ho voluto leggermente restringere proprio per non farlo diventare proprio a campana, insomma, però insomma va bene così. Mi piace molto, è diverso dal solito e si può mettere insomma anche su un jeans, una maglia, un jeans ci sta benissimo, anche come colore, ecco, lo giro in questa maniera, mi piace molto, è molto molto morbido e non è pesante, però tiene tanto tanto caldo. Allora, io spero e mi auguro che il tutorial vi sia piaciuto. Un tutorial completamente diverso, con questo filato carinissimo, e ci vediamo per i prossimi tutorial. Ciao a tutti, ciao!